Buongiorno amici e amiche, buon mercoledì 9 febbraio 2022. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 7, versetti 14-23. Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Le norme sulla purezza offrono agli ebrei le condizioni necessarie per stare davanti a Dio. Particolarmente soggette a queste norme erano le donne, che dovevano frequentemente offrire sacrifici per recuperare la purezza. Gesù vive in questo tempo pieno di regole che limitavano e discriminavano, nel quale anche le persone sono considerate minacciose soprattutto per la salute. La parola di Gesù è accolta come una benedizione e permette alle persone di non stare più sulla difensiva. Cristo restituisce la voglia di vivere, la gioia e la felicità e si rivolge alla folla con l'imperativo «ascoltate», con parole chiare, vicine alle esperienze di ciascuno, che fanno comprendere che niente di ciò che è stato creato è impuro e non esiste possibilità di contaminazione, a partire dal rapporto con le cose create. Il vero problema è l'impurità dell'uomo vecchio, dal cui cuore nascono le cose cattive. Lui deve rinnovarsi e rinascere, educando mente e cuore all'accoglienza del Cristo, l'uomo nuovo. Come si chiama la tua impurità di cuore? Buona giornata a tutti!